Assemblea annuale dei soci dell'Unione Nazionale Mutilati e Invalidi per Servizio, sezione provinciale di Napoli. Alla riunione convegno dal titolo Napoli e la disabilità hanno partecipato il presidente nazionale Alessandro Bucci, Carmine Diez, presidente provinciale, e Luciano Passariello, consigliere regione Campania. Napoli e i disabili, che cosa si può dire? Che cosa c'è da fare? C'è da iniziare da capo. Per i disabili, per le fasce deboli, credo che si sia fatto poco e niente. Fino ad oggi si è pensato soltanto a fare finti corsi di formazione, a sperperare denaro, a dare il reddito minimo di cittadinanza, tutte questioni, tutti palliativi che non hanno fatto altro che generare ancora più povertà e rabbia nei confronti di chi è disabile, di chi vive il disagio sociale. Quindi, secondo me, va ripreso il capo dall'inizio. Napoli è una città difficile per i disabili? Ma non direi che Napoli è una città difficile. Napoli è una città che, come ospitalità, come problemi legislativi, si sforza per raggiungere gli obiettivi. Dobbiamo prendere atto che la situazione economica del paese è quella che è, però vogliamo soltanto richiamare l'attenzione di coloro che operano in sede comunale, provinciale e regionale che il disabile è un cittadino come tutti gli altri abili e che nel rispetto della Costituzione ha diritti e doveri. Noi i doveri li abbiamo fatti, abbiamo servito le istituzioni per tanti anni. Ora attendiamo che questo diritto da parte delle istituzioni non ci venga negato. In particolare il disabile può essere inserito nel sistema produttivo con i corsi di formazione o altro, perché non sarà mai un soggetto passivo nel mondo produttivo, ma può essere un soggetto attivo compatibile con le sue capacità. Oggi è, oltre a essere un Napoli alla disabilità, che noi è un argomento che tratteremo con la cadenza mensile. Oggi la facciamo qua con l'Unione Nazionale Mutilati per Servizio, poi dopo la facciamo con le altre associazioni della FANDA. In particolare con il Presidente qui, il Presidente Nazionale, Grande Ufficiale Alessandro Bucci, stiamo coordinando questa Napoli alla disabilità, che è un problema che è a 360 gradi. Molto molto importante, che va analizzato, perché Napoli e la disabilità non possono essere dimenticate.